Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Questo è un nuovo video dei prodotti finiti del periodo. Come sempre, giù nell'info box troverete tutte le varie review che ho fatto sul mio blog, così potete andare a vedere inci, prezzi e dove trovare i prodotti. Allora, parto un po' random con un bagnoschiuma di Balea. Questo qua era quello con estratto di vaniglia e profumo di pesca. Sapete che a me questi gel doccia di Balea mi piacciono sempre tanto, li trovo molto economici ma anche molto validi. Cambiano solo le profumazioni, poi secondo me sono un po' tutti uguali. Questo aveva una buonissima profumazione proprio di pesca, veramente molto gradevole, una profumazione un po' più estiva, però buonissimo. Poi, altro gel doccia che abbiamo terminato è questo qui di Aibio, non so come si pronuncia, comunque laboratorio biologico, è il bagno doccia papavero e cotone nutriente. Questo qua l'ho preso al Ticotan, prodotto vegan, testato al nickel e certificato IAB. Mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto super super delicato, però lava molto bene e ha una profumazione veramente buonissima, veramente molto 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 buona, delicata, rilassante. Credo di riacquistare prima o poi questo prodotto. Sono 400 millilitri ed è veramente, mi è piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda invece le mani, abbiamo terminato qua in casa questo qua della Sien linea Sensitive con 0% di profumi e coloranti, 500 millilitri, un prodotto vegan e appunto è adatto per pelli sensibili. Il packaging è composto dal 69% da materiale riciclato, il che è una buona cosa. Un prodotto, come appunto vi ho detto, senza profumo, molto 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 delicato, forse anche un pochino troppo, quindi lo consiglio se si lavano molto spesso le mani anche in casa, però ecco, se venite da fuori e volete veramente lavare a fondo le mani, questo secondo me fa un pochino poco. Se avete le mani molto delicate, secche, sensibili, sì, però ecco, noi l'abbiamo un pochino alternato, comunque ci è piaciuto, costava poco, non è stato comunque un brutto sapone, ecco. Poi abbiamo terminato anche due detergenti intimi. Uno è questo di Esselunga con estratto di camomilla delicato, che ultimamente mi vedete finire spesso. Ci piace, costa poco, un buon profumo di camomilla, lava bene ed è delicato, quindi ci troviamo molto bene. L'altro detergente intimo, anche questo me lo vedete finire spesso, è del marchio Intima Più, un detergente intimo attivo con pH 3,5, antibatterico naturale a base di timo. Praticamente acquistando le confezioni di Intima Più si va a donare un anno di ricerca contro il tumore ovarico. E, comunque è un prodotto che a noi piace molto, ha un buon profumo, è vero che è antibatterico ma allo stesso tempo non è aggressivo, è un boccettone bello grande e a noi ci piace. Lo prendiamo da Attivo. Per quanto riguarda sempre il corpo, ho terminato questo deodorante della Sien. Questo qua era quello Hello Sunshine, un deodorante che a me è piaciuto tantissimo, mi è durato tutta l'estate. All'ultimo sono andata un po' ad alternarlo con quello solido di Latte e Luna, comunque è un buonissimo deodorante, un buon profumo, mi teneva tutta la giornata, non mi faceva puzzare e non mi andava a irritare le ascelle neanche dopo la rasatura. Buonissimo prodotto a un prezzo molto piccolo. Poi ho terminato questa crema corpo che era di Alverde, che faceva parte di un set al girasole, non mi ricordo che cos'altro, certificato Natru e Vegan. È una crema che mi è piaciuta moltissimo. Profumazione molto molto buona, mi è piaciuta un sacco questa profumazione, una crema bella leggerina che però andava a nutrire a fondo la pelle, si andava anche ad assorbire abbastanza facilmente senza lasciare la pelle unta, mi è piaciuta tanto. Io ci metto una vita a smaltire le creme corpo, però questa appunto l'ho finita e un pochino mi è dispiaciuto. Poi per quanto riguarda le mani ho terminato questa crema mani sempre di Alverde che era di un altro set, mi sembra era composto da gel doccia crema mani. Questa era una crema mani in gel che andava a fare una specie di patina talcata sulle mani, ma non fastidiosa. Era
carina per l'estate perché andava appunto a lisciare le mani, non è assolutamente adatta a tutte le altre stagioni perché non fa assolutamente nulla. In estate durante il giorno mi piaceva utilizzarla perché rendeva le mani setose, questo sì, però ecco, non è una crema nutriente o particolarmente idratante. Bello il pack, buona la profumazione che sapeva di melone, c'è di meglio, sì. Un prodotto che non c'entra niente con il corpo è questo spray disinfettante per superfici, battericida, fungicida, pronto all'uso, Aptekin, il marchio. L'ho visto anche da Esselunga. Noi questo qua lo utilizziamo per andare a disinfettare le mascherine, quando appunto magari le abbiamo utilizzate per 10 minuti e basta. Andiamo poi a disinfettarlo con questo, non ha un odore particolare e ci troviamo bene, è tipo la quarta confezione che utilizziamo. Poi, sempre per quanto riguarda invece il corpo, ho finito qualche mini taglia di gel doccia. Mi sto dando un po' lo smaltimento delle varie mini taglie e dei vari campioncini. Allora, ho terminato l'ultimo doccia schiuma che avevo di Alverde del calendario dell'avvento dello scorso anno. Vi lascio invece link dei calendari dell'avvento di quest'anno tra le schede nell'info box. Un buon prodotto, un buon gel doccia cremoso, che aveva una buonissima profumazione tipo di noccioline, fantastico, molto molto buono. Poi ho terminato tre gel doccia di Yves Rocher. Uno è questo che era pera e cacao, profumazione molto natalizia, buona. Uno è questo qua con basilico e limone, anche questo buono. E l'altro è quello alle olive, che come profumazione mi è piaciuto un pochino di meno, ma come gel doccia sono un po' tutti uguali, niente da dire, nulla di che. Poi, per quanto riguarda invece i capelli, ho terminato due cose. Allora, ho terminato di Nashi Argan, ho terminato questo qua che è un trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli. È una maschera idratante che va messa su capelli bagnati prima di asciugarli, quindi non va risciacquata. Oltre a idratare e protegge anche il capello dal calore. Mi è piaciuto tantissimo, mi è durato più di un anno utilizzandolo ad ogni lavaggio di capello. Ne basta proprio poco. La profumazione è spettacolare, come tutti i prodotti di Nash Argan, proprio sa di Argan, molto buona, buono il prodotto, non mi si sono sciupati i capelli, li rendeva belli lucenti, non li andava a sporcare, ottimo prodotto che penso di riacquistare. Altro prodotto che ho terminato è questa maschera Gold 24 carati di Biotop Professional, non so neanche dov'è che ho preso questo prodotto, credo di aver finito anche lo shampoo un bel po' di tempo fa. Questa era la maschera, un prodotto molto denso, dorato, con dei brillantini all'interno, un sulso per quanto mi riguarda. Poi, passando al viso, ho terminato due detergenti per il viso. Questo di Sukin è un prodotto, mi sembra australiano, non testato sugli animali, 100% vegetale, senza parabeni, oli minerali, DTA, eccetera, eccetera, eccetera. Un buon detergente, sapeva un po', aveva una profumazione leggermente agrumata, andava a detergere bene il viso, non seccava la pelle, non bruciava gli occhi. Questo l'avevo preso a un Cosmo Prof un bel po' di tempo fa. Poi, altro gel doccia, questo dell'Himalaya Fresh cos'è che c'è scritto? Non lo leggo. Comunque, è un detergente alla fragola per pelli grasse, per pelli impure, con dentro dei microgranuli. Allora, i microgranuli non li andavo a sentire per niente, infatti lo utilizzavo tutti i giorni, l'effetto scrubbante quasi non si sentiva. La profumazione mi è piaciuta perché mi aspettavo una profumazione fintissima, dolcissima di fragola. In realtà no, non sa di fragola, non è una profumazione dolce, ma molto gradevole. È un gel che lava bene la pelle, non la sgrassa e non la secca. Mi è piaciuto, un buon gel doccia. Non credo che lo andrei ad acquistare perché ho provato di meglio, ma comunque non male. Poi ho terminato anche questo 2 in 1 detergente viso e struccante occhi di Balea. Questo era del calendario dell'avvento dello scorso anno. Un buon detergente viso, tra l'altro andava a struccare bene sia il viso che gli occhi, quindi mi è piaciuto. Non so se c'è un'edizione permanente. Comunque è un buon prodotto. Ho terminato questo siero contorno occhi alla bava di lumaca di Elidermina, è il secondo che
prendo, cioè il primo mi era stato inviato, questo l'ho acquistato io, è un siero che mi è piaciuto tantissimo perché va a distendere il contorno occhi, fa quasi un effetto lifting, è un siero che però non è nutriente, è proprio un gel, quindi io al di sopra consiglio comunque di mettere un contorno occhi perché appunto questo più che una crema è un siero, quindi se avete bisogno di nutrimento serve poi qualcos'altro, però questo mi piaceva perché appunto andava a fare quell'effetto di tensore molto gradevole, in più era bello fresco, quindi in estate è il top, anche un po' la mattina per andare a risvegliare gli occhi. Poi in questo pottino c'era un po' di crema che mi era stata data da Bioluna, la bioprofumeria qua da me, che tra l'altro fa anche spedizioni online. C'era la crema, quella idratante di sapone di Officina dei Saponi. Io ho il siero viso, lei mi aveva fatto provare la crema, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto in combinazione con il siero. È una crema molto idratante, ma allo stesso tempo leggerissima, è una crema abbastanza liquida che si assorbe in fretta e non è per niente pesante sulla pelle. Io ho una pelle normale mista e mi sono trovata benissimo, non andava ad appesantire, però la sentivo bella, bella idratata, proprio idratata a fondo, bella liscia. Mi è piaciuto e farò un pensierino appunto se acquistare o no questa crema in full size perché mi è piaciuta molto. Poi ho terminato questo qua che è di Lips Maker, era un burro cacao, questo qua con Minnie, io odio Minnie. Allora, profumazione che veramente non mi è piaciuta, burro cacao inutile, inoltre aveva un saporaccio, quindi proprio no, cioè carino, ma proprio no. Poi ho terminato la maschera, ho utilizzato la maschera per i piedi, questa qua di Balea, quella che fa spellare i piedi. Non è la prima che acquisto, mi piace tanto, di solito ne faccio una l'anno. A fine dell'estate vado a fare questa maschera perché così i piedi mi si spellano, mi rimangono poi belli lisci, setosi come quelli dei bambini. Ottima, ve la straconsiglio, ovviamente non in estate quando appunto mostriamo di più i piedi. Buonissima questa maschera, costa sulle 3,90 euro. Poi ho utilizzato questi patch occhi che erano di un'edizione limitata. Questa qua è quella rassodante con estratto di ibisco, un profumo che a me non è piaciuto, molto molto fini come patch, rimanevano ben aderenti agli occhi, però ho dovuto toglierli a un certo punto perché l'applicazione di questi patch è stata per me fastidiosissima perché mi sentivo tirare tantissimo la pelle, quindi li ho tolti, li ho buttati e a mai più. Poi ho terminato un po' di campioncini, però prima voglio parlarvi di alcuni prodotti per la casa velocissimamente che mi erano stati dati al Sana. Allora, di Green Natural ho utilizzato questo gel lavastoviglie con olio essenziale di menta e eucalipto, questo qua. Io non avevo mai provato il gel per la lavastoviglie di Green Natural. Il sapone per i piatti è fantastico, questo non l'avevo ancora provato, devo dire che ci è piaciuto e quindi probabilmente lo acquisteremo. Prodotto invece che mi era piaciuto molto, che avevo provato nella profumazione lavanda, è questo qua per bucato, il sapone per bucato liquido agli agrumi, a mano o in lavatrice con oli essenziali, molto molto buono. Buona anche la profumazione, ma mi piace più quella alla lavanda. Questi prodotti sono tutti certificati ICEA e devo dire che sono fantastici. E poi ho utilizzato anche l'ammorbidente alla lavanda, un ammorbidente molto liquido, profumo ottimo di lavanda, molto 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 delicato, anche questo buonissimo. Passando invece ai campioncini, allora ieri ho utilizzato questo balsamo per capelli stressati con castagna bio di Officina Nature, buono, un profumo, mi ricordava un po' il cocco, comunque un buon prodotto. Poi ho utilizzato molti balsami in campioncino perché voglio un po' smaltirli, li ho quasi finiti tutti e quindi sto provando un po' di balsami. Allora, ho provato il balsamo con agrumi di Green Natural, 0% siliconi, parabeni petroliati, ottimo, buonissimo, mi è piaciuto un sacco. Poi questo di Alchemilla, arancio e limone, anche questo un buon balsamo. Poi una maschera della linea No No di Davines, ha un buon profumo, niente di che però.
Poi ho utilizzato un doccia shampoo delicato di Green Natural, anche questo è un prodotto che mi è piaciuto molto. Poi bagnetto corpo e capelli, la saponaria, l'ho utilizzato ma niente di che, forse perché non sono un bambino. Poi ho utilizzato questo contorno occhi di Eteria che è molto liquido ma non mi ha fatto nessun effetto, l'ho utilizzato per un po' di volte ma no. Purofi, contorno occhi, questo qua invece mi è piaciuto moltissimo, ben idratante, non pesante, buono, buono, buono. Poi ho terminato il bio balsamo rimpolpante linea Capil Venere di Elan, questo qua un buon profumo ma il balsamo non mi è piaciuto. Poi ho terminato lo shampoo di Madara, questo qua che è uno shampoo molto molto denso. Il profumo mi ricordava l'amaro delle erbe, quello che si beve, comunque un prodotto che mi è piaciuto. Ho utilizzato poi il detergente intimo ultra delicato di zuccheri che mi è piaciuto molto. Non mi è piaciuto invece perché puzza la maschera per capelli, forza la saponaria, è un no. Di Eteria la crema sorbetto, quello per il viso, ma non mi è piaciuta la profumazione, quindi anche qua un no. Acido, linea acido ialuronico dell'Erbolario, crema corpo idratante, intensa triplazione, scusate se è tutto sporco, ha un buon profumo ed è una buona crema, mi è piaciuta. Poi, crema corpo, sorbetto di fiori e radici, la saponaria, buona crema, profumo ogni, me l'aspettavo più buono, è il gel doccia che in realtà ha una profumazione molto più buona della crema corpo. Poi, ho terminato lo shampoo di Bottega Verde con zenzero, shampoo purificante e fortificante, buono. Detergente delicato linea Bimby di Elan, buono, buonissimo profumo. Ho terminato la crema corpo alla calendula di Beba, è una crema corpo bella idratante, che mi è piaciuta, e poi due campioncini di balsamo per capelli delicati di Officina Natura, anche questi mi sono piaciuti molto. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi e se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!